Tutti ragazzi e benvenuti da Burrito in questo nuovissimo video. E oggi torniamo su Evil Emily dopo tanti mesi perché si è aggiornato alla versione 1.7.1 e oggi andremo a completare questo nuovo aggiornamento. Hanno cambiato storia, gameplay, insomma molto bello questo aggiornamento. Però prima di cominciare vorrei annunciarvi che porterò di più anche i giochi degli Indie Fist perché sono fatti anche molto bene. È peccato trattarli poco e quindi ho deciso che i giochi degli Indie Fist diventeranno anche delle serie principali del canale come Evil Nun, Mr. Meat e Ice Cream. Quindi completeremo anche come Scary Doll, forse anche Nightmare Gate se riesco. Ma va detto questo, anche prima di iniziare vorrei salutare degli iscritti che me l'hanno chiesto sotto nell'ultimo video gameplay, quindi saluto. Leoni da Tube, le avventure di Emanuele e Chiara Ferrandi. Vi ricordo che se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, dovete scrivere la parte del video che più vi è piaciuta e poi chiedere di essere salutati. Così io vi saluterò. Ma ora direi di cominciare subito. Allora, mettiamo Easy, così almeno abbiamo Emily che ci insegue. Qui c'è un messaggio: ciao tesoro, com'è la tuo campeggio? Tipo, la mia amica Lucy e io andando nella casa in montagna, andando a fare le vacanze. Torneremo presto, Emily. Ok, cominciamo subito. Allora, è da un po' di giorni che Emily mi ha detto che andava con la sua amica, tipo in questa casa, e non mi ha mandato nessun messaggio, tipo non si sa più niente. Ok, praticamente Emily è andata in questa casa con una sua amica e non si sa più niente, non si sa che fine abbia fatto Emily. Eccoci qua, The Curse of Evil Emily. Ed eccoci qua, dobbiamo trovare un'entrata. Allora, cerchiamo subito un'entrata. Intanto qui c'è il sasso che prendiamo, che male non ci fa, e spacchiamo il vetro. Entriamo dentro la casa di Emily. Allora, vediamo qui se c'è qualcosa. Spero che Emily non arrivi qui. Cos'è qui? Ah, i capelli. Quindi devo trovare tipo il gancio per i capelli. Una cucina bella vuota, che bello, una cucina vuota. Senza neanche qualcosa da mangiare. Mannaggia, vabbè. Allora, cerchiamo qui. Qui gli spazi sono piccoli, quindi devo stare attento. Qui c'è una parte di fucile che... Oddio, che c'è Emily, ciao Emily. Intanto questo è la prendo. Via, chiudi, chiudi, tutto chiudi. Sono al piano di sopra. Un'altra parte. No, Emily, non venire qua. Emily, stai buona. Emily. Sono qui veloci. Provo a nascondermi un attimo. 2 secondi. Perché non vorrei che Emily stesse venendo qui. Provo a uscire. Niente di interessante. Oh, tutti vuoti. No, niente, tutti vuoti. Oh, ok, abbiamo trovato un pezzo di foto. Che schifo non fa. Quindi direi di prendercelo. Via. Attenzione, questa porta, non c'è una porta nemmeno. Cavolo. Vabbè. No, 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 io scherzo, ciao, ciao. Apri sta porta, muoviti, vai giù. Mamma mia. Qui si rischia, che quei spazi. Oh, però abbiamo trovato anche le pinze. Tutto. Ah, no, no, non posso aprire. Caspita. Però devo uscire fuori da sta casa. Tutto qui c'è una lettera. Emily. Ma tutto qui c'è una lettera. Questa casa è bella, tipo, questa casa è meravigliosa. Ma per un periodo di tempo, all'American Reservation, tipo è stata costruita per un tam. Non sto capendo un cavolo di quello che ci ha letto, ma a dettagli. Ma vabbè. Allora, vediamo qua cosa c'è. Qua, un altro letto. Abbiamo trovato una vecchia tavola Ouija in una stanza. Lucy non ricorda che l'avevano i suoi genitori, tipo. Ma sembra vecchia e interessante. Ma giocare con la tavola Ouija non mi sembra una roba tanto
tanto, come dire, tanto rassicurante. Intanto qua c'è un coniglio. Devo fare. Toccato e si sente un suono di bonghi. Ma vabbè. Ma qua c'è il coso, quello di Schiridoll, che non si può aprire, però. Vabbè. Una pietra. Entriamo qui. Vediamo cosa c'è qui. Oh, un piede di porco, prendiamolo subito. Spacchiamo le assi. Allora, prendiamo subito le pinze e tagliamo lì, da quel che ricordo così. Ok, perfetto. Qui c'è un'altra parte difficile che schifo non fa, quindi la prendo. Qua vanno messe tutte le cose. Quello che ricordo qui il medaglione, qua ci sono i nomi di tutti gli youtuber famosi che hanno portato sto gioco. Prendiamo un pezzo di foto e lo portiamo giù. L'ho messo qui se non sbaglio. No, qua. Ok. Perfetto, dai, stiamo andando. Mamma mia, ragazzi, che spavento! Mi è scomparso dal nulla, da tipo dietro l'angolo. E mi ha fatto booms e sono morto malissimo, ma va bene. Piano di sopra, cerchiamo altri oggetti. Che qua, piano di sopra, sicuramente c'è qualcosa. Possibile che non ci sia niente. Questo? Questo è il pezzo della tavola Ouija. Allora direi di buttarlo qui. Così almeno Emily dovrebbe andare lì giù. Qua c'è un altro foglio. Lucy vuole giocare con la tavola Ouija stanotte. Abbiamo trovato un pezzo mancante, siamo ora eccitati. Probabilmente noi due stiamo barando, ma abbiamo sentito delle risate dopo, tipo. E ho detto che non dovevate giocare a queste tavole di Ouija, che poi ci vado nei casini io, poi. Mannaggia. Sta Emily fa piantare degli infarti che sono fuori dal comune, oh. Un compare dietro l'angolo mi fa prendere uno spavento, ma di quelli che non si sono mai visti. Oh, dov'è? Vieni qui, Emily. E mori. Mettiamo via sto coso, mettiamo lì. Allora, sicuramente questo shot andrà a sparare al coniglio. Prendo la sua zampa, quindi andiamo subito lì. Te lo meriti che tutti gli infatti non lo sapevano. Qui devo trovare anche la chiave di casa, che non ho idea di dove sia. Ah, qui c'è l'occhio, la roba che serve per prendere i capelli. Buono. Allora, dov'è finito il coniglietto? Dai, che Emily si sveglierà presto. Eccolo qui, il coniglio, stai fermo. Boom! Mamma, è esploso sto coniglio. Cos'è il coniglio esplosivo? Il coniglio che esplode, fa boom! Va bene. Andiamo qui giù. Per evitare, non voglio rischiare. Ok. Allora, abbiamo il pezzo di vestito, abbiamo il pezzo di Ouija, ci manca il medaglione e cosa ci manca? Ah, i capelli tipo. Ma i capelli, fortunatamente ho trovato il gancio. Emily, non farmi prendere più infarti, per favore. Prendiamo. Oh, finalmente. Ora andiamo in cantina e qui serve la chiave. La chiave di casa non ho la minima idea di dove sia. Emily, non farti vedere perché fammi prendere un altro infarto. Già me ne hai fatti prendere due. Non c'è il due senza il tre, però. Ok, vediamo. Piano. Non voglio farmi un jumpscare. Con il pezzo di vestito. Eccola Emily, siamo di qua, jumpiamo. Siamo qui per non rischiare niente, non c'ho voglia di farmi prendere un altro infarto, grazie. Ok, ci manca un oggetto.
Ah, non ci manca anche il medaglione, vero? Solo il codice, so dove sta. Vieni. Andiamo qui. Andiamo a prendere il codice. Allora, vediamo cos'è il codice. 7643. Ok. Provo subito a metterlo. Ok. 7643. L'ho messo. 7643. Oh. No, adesso non... Emily. Stai buona, Emily. Stai buona. Emily, sali su sta montagnetta, grazie. Ok, non sta qui, Emily. Fortunatamente non sta qui. Mettiamo il medaglione qui. E ci manca solo un oggetto e abbiamo vinto. Sta nella cucina. Vado subito a prenderlo. Vediamo. Ok, allora prendiamo il pezzo di Ouija e ce ne andiamo via da qui. Possiamo andarci a scapparci via verso la libertà, finalmente, era ora. Andiamo via, facciamo tornare Emily un'umana. Ok, abbiamo vinto, ragazzi. E qua c'è il mostro che adesso si trasforma di nuovo in un'umana. Ok. Mamma, quanto sei brutto. Esplode male. Boom, un'esplosione totale. Ed eccola qua, Emily è tornata un'umana finalmente. L'abbiamo pure salvata, ragazzi. Perfetto. Ok, no, grazie, non posso votare. Ho già votato il gioco sul Play Store. E quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento e un like. Iscrivetevi al canale attivando la campanella, condividete il video e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!